Morta la 12enne annegata in piscina, non ce l'ha fatta Sofia, la bimba vittima del terribile incidente all'interno della vasca idromassaggio dello stabilimento balneare Texas. Continuano le indagini per risalire le cause dell'annegamento. Chiude la Ponzi, 20 operai in agitazione. L'azienda ha annunciato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Massarosa. Trasferimento a Brescia, unica alternativa prospettata ai 20 dipendenti. Murabilia 2019, sguardo ad Oriente, la cultura botanica giapponese al centro della manifestazione in programma sulle mura dal 6 all'8 settembre, attesi molti ospiti internazionali. Eros incanta ancora Lucca, Piazza Napoleone gremita per la tappa lucchese al Summer Festival del cantautore romano che è tornato a Lucca dopo le date del 2004 e del 2010. Per lo sport, la rivoluzione di luglio, la nuova compagine si chiamerà Basketball Club Lucca e disputerà il campionato nazionale di Serie B. Molte novità anche tra i quadri dirigenziali, con l'obiettivo di rilanciare la pallacanestro maschile dopo anni bui. Volare in Svezia con una bella idea. La forte saltatrice della Virtus Lucca, Dea Pieroni, impegnata giovedì nelle qualificazioni del salto in alto ai campionati europei Under 20 di Boras. Obiettivo, la finale e magari migliorare il personale di 1,85. Bentrovati al TG Noi, dunque, come avete sentito dai titoli, purtroppo non ce l'ha fatta Sofia, la bimba di 12 anni di Parma, rimasta vittima del tremendo incidente sabato scorso all'interno della vasca idromassaggio dello stabilimento balneare Texas. Non ce l'ha fatta Sofia Bernoff. Dopo 4 giorni di agonia è morta all'Opa di Massa, la bambina che sabato pomeriggio è rimasta vittima del drammatico incidente nella piscina del Bagno Texas a Marina di Pietrasanta. Giorni di angoscia in cui i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita di quella ragazzina di Parma di appena 12 anni, quasi annegata dopo un tuffo mentre trascorreva un giorno di vacanza insieme ai genitori Edoardo e Giovanna, entrambi dentisti. Le sue condizioni si erano rivelate da subito gravissime e fino ad oggi è stata mantenuta in vita grazie all'apparecchio cuore-polmone di cui è dotato l'ospedale Apuano. I genitori della bimba hanno fatto inviare al pubblico ministero la richiesta per l'autorizzazione dell'espianto degli organi. La procura però ha autorizzato solo il prelievo delle cornee. Il corpo di Sofia deve rimanere integro per essere sottoposto ad autopsia, che sarà indispensabile per capire che cosa sia realmente accaduto quel sabato pomeriggio. Proseguono intanto le indagini della Capitaneria di Porto. I capelli sarebbero rimasti impigliati nel bocchettone della piccola piscina idromassaggio, profonda appena 80 centimetri, dove la bambina si sarebbe tuffata senza poi riemergere, andando in arresto cardiaco. È questa una delle ipotesi più accreditate al vaglio degli inquirenti, mentre risulta sfumare quella del malore da congestione. Si aggrava con la morte di Sofia la posizione delle 6 persone ad oggi scritte nel registro degli indagati, tra cui il titolare del bagno, responsabile della sicurezza, e il bagnino addetto alla sorveglianza delle piscine. L'ipotesi di reato passa da lesioni colpose gravissime a omicidio colposo. Cambiamo decisamente argomento, restiamo però in Versilia. Brutta tegola per i 20 operai della Ponzi Rubinetteria di Massarosa. Infatti l'azienda ha deciso di chiudere l'impianto appunto di Piano di Mummio e trasferire i 20 dipendenti, se vorranno, nello stabilimento di Brescia. E adesso ci occupiamo di un incidente che è avvenuto nel comune di Borgo a Mozzano, un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, che ha però letteralmente mandato in tilt la circolazione per la Garfagnana. Lo scontro è avvenuto intorno alle 12.30 sulla Lodovica, nei pressi del ponte di Rivangaio, ed ha coinvolto un autocarro e 2 autovetture. Per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia Municipale è stato necessario chiudere temporaneamente la strada, con gravissimi disagi, come vediamo, per il traffico. Molti automobilisti hanno dunque imboccato una viabilità alternativa, una strada intercomunale di montagna che transita a Domazzano, poco adatta però al volume di traffico che vi si è riversato e che ha costretto molti automobilisti a tornare in retromarcia sui propri passi, situazione aggravata, come vediamo, anche dal passaggio di un'ambulanza. Ci spostiamo nel capoluogo, a Lucca, perché sono iniziati i lavori per la realizzazione delle centraline, delle paline per la ricarica dei veicoli elettrici.
Sono iniziati i lavori per l'installazione delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici che serviranno sia al traffico urbano che extraurbano. Lucca è una delle prime città d'Italia a rendere operativo il piano e-mobility di Enel X, che va a potenziare la rete di ricarica elettrica toscana già presente a Firenze, Pisa e Siena e molte altre località della regione. Sarà quindi possibile raggiungere in auto elettrica Pisa da Firenze facendo il pieno di energia a Lucca e raggiungere la costa della Versilia sviluppando così una mobilità elettrica turistica. Un grande obiettivo, quello di installare 19 colonnine di ricarica insieme al progetto di Enel X, è un'occasione per fare appunto di Lucca una città ambientale, una città che sta attenta all'ecologia, e queste 19 colonnine che ricaricheranno ognuna due veicoli è un'opportunità anche per concretizzare il PUMSI, il piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi una Lucca più ecologica, una Lucca che guarda al futuro e alla tecnologia. Le aree interessate dai lavori sono via dei Macelli, il parcheggio di via delle Tagliate, i parcheggi Pallatucci e Carducci, la terrazza Petroni, via di Santa Maria del Giudice, la traversa 3 di via delle Tagliate, piazza Chiara Matraini a San Marco, via dei Bacchettoni, via di Sant'Alessio e via Giuseppe Mazzini a San Concordio. Le nuove infrastrutture di ultima generazione saranno di tipo veloce da 44 kW, due prese da 22 e consentiranno ai veicoli elettrici di effettuare una ricarica in modo intelligente e interoperabile, elemento quest'ultimo particolarmente importante perché il possessore del mezzo elettrico potrà effettuare la ricarica indipendentemente dalla società di vendita con cui avrà stipulato il contratto. Presentato in Sala degli Specchi in Comune a Lucca il programma per la 19ª edizione di Murabilia, in programma dal 6 all'8 settembre proprio sulle mura. Sarà l'Oriente il filo conduttore dell'edizione 2019 di Murabilia, che aprirà i battenti sulle mura di Lucca dal 6 all'8 settembre. Titolo di questa 19ª edizione è infatti Sguardi a Oriente. Sarà dunque l'occasione per un approccio alla cultura botanica giapponese, ad iniziare dal vocabolario, con termini come origami, bonsai o ikebana, per proseguire poi con la millenaria cultura di allestimento di giardini, ricchi di crisantemi, bambù e aceri. Confermata la presenza di ospiti di fama mondiale, a riprova proprio dello spirito internazionale della manifestazione. Gli ospiti internazionali abbiamo dal direttore del Dipartimento di coltivazioni tropicali e subtropicali di Mosca, fino a che si chiama Mikhail Romanov, fino a Daniel Ankley, che è uno dei principali cacciatori di piante nordamericani. Come per Verdemura, l'organizzazione dell'evento è stata affidata alla società Lucca Crea, che lo ha ereditato dalla dismessa Opera delle Mura e che ha stilato un programma nel solco della tradizione ventennale della manifestazione, nata come evento più culturale rispetto all'omologa in programma in aprile, con l'organizzazione, oltre delle esposizioni botaniche, di numerosi incontri tematici e di una sezione interamente dedicata alla letteratura botanica. E adesso torniamo a rivivere le atmosfere del concerto di Eros Ramazzotti al Summer Festival. Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima. Musica è, già, musica è. Si è chiuso con una pietra miliare del pop rock italiano il concerto di Eros Ramazzotti in Piazza Napoleone, che ha portato l'Eros nazionale per la terza volta a Lucca. Aveva già cantato all'Ombra delle Mura nel 2004 e nel 2010. 35 anni di carriera con quell'aria un po' così svagata che sembra ieri quando esordì ragazzino al Festival di Sanremo con Terra Promessa. Tant'acqua è passata sotto i ponti e innumerevoli successi di una carriera importante per questo ragazzo, oggi 56enne, partito dalle borgate di Roma. Circa 8.000 persone hanno cantato e ballato con lui, dimostrando di conoscere a memoria ogni pezzo del cantautore romano. Un concerto di oltre due ore che naturalmente ha ripercorso i successi ramazzottiani dalla suddetta Terra Promessa fino a Vita Ce n'è, singolo dell'ultimo album e del tour mondiale che lo ha condotto a Lucca dopo uno stop di qualche mese causa una delicata operazione alle corde vocali che però, stando a quanto ascoltato martedì sera, ha brillantemente superato. Tagliati i ponti.
Oggi Eros è un artista che può dirottare l'attenzione del suo pubblico anche su temi di civiltà che gli stanno particolarmente a cuore. Uno show che si è fatto di canzone in canzone, sempre più trascinante e coinvolgente, come dedicato a tutti quelli che hanno provato a inventare una canzone per cambiare, e tra questi gli 8 bravissimi musicisti che lo hanno accompagnato, ribattendo con grinta alla sua grinta. Tutti lì a raccontare che sì, talvolta può bastare una sola canzone. La regista lucchese Cristina Picchi è tra i finalisti della prima fase del concorso Premio Solinas Documentario per il Cinema 2019 con il suo lavoro L'ultimo giorno. Cristina Picchi, classe 81, è regista, scrittrice e artista che vive fra Lucca e Londra. Nel 2013 è stata nominata per il miglior cortometraggio agli European Film Awards con Zima. Ci spostiamo adesso a Castelnuovo, dove è stata presentata la 14ª edizione di Pizza in Piazza per Telethon, organizzata a Gragnanella. Presentata a Castelnuovo Garfagnana l'edizione 2019 di Pizza in Piazza per Telethon. La manifestazione, giunta quest'anno alla 14ª edizione, fu creata quasi per gioco nel piccolo centro di Gragnanella da alcuni paesani 13 anni fa e da Lucia Regoli, prematuramente scomparsa. La manifestazione, riconosciuta ufficialmente dalla Fondazione Telethon, in questi anni ha raccolto e devoluto alla ricerca la bella cifra di quasi 40.000 euro e anche per questo non è una sagra come le altre, lo ha sottolineato il primo cittadino di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi. A Gragnanella si mangia bene e si contribuisce alla ricerca. Sulla stessa linea anche il vice sindaco Chiara Bechelli. Una piccola comunità, però un grande cuore. 14ª edizione di Telethon, 13 anni in cui sono stati raccolti circa 40.000 euro. Che dire, siamo orgogliosi di Gragnanella e di tutta la sua comunità. Ad organizzare l'evento sono i componenti del Circolo Aspi Gragnanella e tutta la comunità. A presentare l'evento alla stampa, lo storico presidente Olivia Rodini e Orlando Lemmi, presidente in carica. È 14 anni che noi assieme alla Fondazione Telethon, tutta la comunità di Gragnanella, facendo questa manifestazione, praticamente trasformando il borgo di Gragnanella in un'enorme pizzeria all'aperto, noi raccogliamo fondi per Telethon, dove venerdì 19, sabato 20, domenica 21 vi aspettiamo numerosi per assaggiare la nostra pizza, i nostri prodotti tipici, ma soprattutto per solidarietà verso la Fondazione Telethon nella ricerca delle malattie genetiche. Cerchiamo di dare un contributo concreto alla ricerca e di questo vi ringrazio anticipatamente per la vostra presenza. E prende il via a Barga la 12ª edizione di Tra le righe Barga, giovedì 18 alle 21, il primo dei 3 appuntamenti con Antonella Boralevi, Cinzia Scaffidi, Flavia Piccini e Carmine Gazzanni, dal noir alle api fino alle 7. 3 grandi argomenti che il pubblico dei lettori conosceranno grazie al racconto degli ospiti a Palazzo Pancrazzi. Termina qua la prima parte del TG Noi, una breve interruzione pubblicitaria e poi la pagina sportiva.